C'è l'aumento di positivi nella nostra regione, ormai costante da diversi giorni. È un trend in linea con quello nazionale oppure c'è da essere preoccupati? È un trend in linea con quello nazionale, più che un trend ormai è un dato consolidato. Abbiamo un numero di positivi che oscilla intorno ai 90-100 persone al giorno e questo è un dato che se da una parte può allarmare, dall'altra noi ci conforta perché significa che stiamo pescando bene, cioè nel senso abbiamo messo molte reti, quindi peschiamo molti pesci e questo ci consente di individuare i focolai, di individuare i pazienti che sono positivi, quindi metterli in isolamento e quelli che iniziano a presentare dei sintomi, iniziare precocemente un trattamento e quindi trattarli a casa e non farli ricoverare in ospedale. In una prima fase abbiamo avuto focolai dovuti al rientro, cioè dalle ferie, dalle vacanze. Oggi sono particolarmente numerosi i focolai che si sviluppano all'interno delle famiglie. Questo perché c'è stato un periodo in cui si è avuto purtroppo un abbassamento del livello di guardia, quindi con feste in famiglia, con comunioni, compleanni, quindi questo ha fatto sì che circolasse il virus in maniera più importante. In commercio sta per uscire un test che consente con un unico tampone di vedere se si tratta di influenza o di virus invece di un coronavirus, per cui questo ci consentirà con un solo test di fare la diagnosi differenziale. L'unica però arma che noi abbiamo oggi è quella del distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani. Se noi siamo attenti a queste tre cose riduciamo sia l'impatto dell'influenza sia l'impatto del coronavirus. Attualmente non è previsto nessun lockdown neanche parziale, cioè le famose zone rosse, perché non ci sono gli indicatori, non ci sono le condizioni per farlo. Se dovessero esserci nel futuro, chiaramente lo prenderemo in considerazione, ma oggi attualmente non ci sono queste indicazioni. Sono invece allo studio altre misure, come quello probabilmente di reintrodurre una limitazione degli ingressi nelle residenze per anziani o nei pazienti fragili, proprio per impedire l'infezione di questi pazienti particolarmente vulnerabili.